Ciao ragazzi, allora nuovo video, scusate per questo video un pochettino, diciamo, improvvisato. Oggi mi avete sommerso di domande sia su Instagram che su Facebook riguardo queste agende che appunto sono uscite oggi da Lidl. Come vi avevo detto già su Instagram nei giorni scorsi, avevo visto praticamente che sarebbero uscite queste agende insieme a tantissimi altri prodotti per la scuola e avevo letto già un pochettino di informazioni sul volantino. Ho visto che sarebbero state disponibili 4 agende barra diari scolastici. Adesso vedremo un attimo la differenza, vi spiego un attimo bene. Due sono agende e due sono diari scolastici. Le due agende sono quelle di colore bianco e rosa, mentre i diari scolastici sono questa che è praticamente di colore viola e quella di colore celeste. Tutte hanno un prezzo di 4,99 euro, quindi appunto 5 euro, e si possono trovare da Lidl fino ad esaurimento scorte. Sinceramente, quando ho visto questi prodotti sul volantino, pensavo fossero più piccoli. Invece, ragazze, rendetevi conto, sono grandissimi. Più grandi di un quaderno piccolino, sembrano quasi un foglio A5. E guardate, sono anche abbastanza spessi. L'agenda rosa 2019-2020, che all'interno ha l'impaginazione che contiene dal mese di agosto 2019 a dicembre 2020, è definita proprio un'agenda. È disposta più come un'agenda per, diciamo, persone, come dirvi, più adulte, mentre questa viola è un diario scolastico e stessa cosa anche quella celeste, è sempre un diario scolastico 2019-2020. Ho notato che sia il diario scolastico questo qui che il diario scolastico celeste che l'agenda rosa hanno tutti la stessa impaginazione, cioè dentro sono un pochettino diversi anche per sticker, ma poi vedremo bene, mentre l'impaginazione è la stessa, ossia quella che vedrete all'interno di questa agenda. L'unica agenda che si differenzia da tutte le altre è quella bianca, in quanto all'interno contiene semplicemente dei fogli bianchi, ma anche questa ha gli sticker simili alle altre tre, ma naturalmente tutte sono simili agende, come potete vedere, Mr. Wonderful, e proprio questo mi ha spinto ad acquistarle, perché comunque hanno uno stile davvero molto simile alle originali e sono fatte davvero molto bene. La carta all'interno è molto pregiata ed anche molto spessa e, come potete vedere, hanno una grafica davvero molto carina. Si acquistano già imballate con questa plastica, ma alcune, almeno nella mia filiale Lidl, erano aperte. In questo modo sono riuscita a capire appunto le differenze. Ho sfogliato infatti l'agenda bianca e quella celeste. Quella rosa non sono riuscita perché erano tutte chiuse e sinceramente non mi andava di aprirle. E quindi, diciamo, adesso vi faccio vedere com'è all'interno. Questa praticamente è la prima pagina e questo, essendo un diario scolastico, è molto più postata per una ragazza o comunque per un adolescente. Qui c'è l'orario scolastico. Questo orario scolastico, ad esempio, non è presente nell'agenda quella rosa e è sostituito appunto da altre pagine per le mie materie, eccetera. I miei voti, i progetti per il riordino, io non ho scritto niente per il riordino, ma le cose da fare per agosto. E qui appunto da lunedì 29 luglio inizia la vera e propria agenda. Come vedete, ogni settimana è disposta su due pagine. Come disposizione, sinceramente, a me piace molto perché sembra poco, ma lo spazio per scrivere, almeno per me, è fantastico. La trovo un pochettino infantile, ma sinceramente no, a me non dà alcun fastidio. E così prosegue l'agenda, vedete, per un bel po' di mesi. Qui abbiamo sempre qualche illustrazione e continua sempre tutto uguale con
questa interruzione per, diciamo, dicembre, vedete, dove ci sono degli spazi per da riempire con le idee per i regali di Natale. Dopo i primi giorni di gennaio c'è tipo questa illustrazione con, diciamo, una sorta di agenda planning, vedete? Qui praticamente alla fine di marzo abbiamo queste illustrazioni che si possono riempire, ma che io non riempirò mai. Ancora altre qui. E così, vedete, l'agenda prosegue fino a... ad agosto 2020, naturalmente, termina proprio domenica 2 agosto. Qui abbiamo lista dei desideri, estate, vacanze, quindi diciamo, e questo è anche carino secondo me da utilizzare se si vuole fare qualche viaggio. Qui iniziano proprio i mesi interi, quindi agosto 2019, settembre 2019, e anche questa è una cosa davvero molto utile, e tutto si prosegue fino a luglio 2020. Qui abbiamo uno spazio per scrivere magari indirizzi email, contatti importanti, qui per tutte le liste. Questa sarà una pagina molto utile che sicuramente utilizzerò molto, e qui pagine vuote per scrivere gli appunti. Infine troviamo tantissimi sticker, e sono 1, 2, 3, 4, 5 bellissimi questi di Natale, 6, 7, 8, diciamo 8 pagine di sticker, come avete visto, di vari tipi. Qui c'è addirittura il calendario del 2020 con le festività, poi dei, penso siano segnalibri, qui addirittura per scrivere tutti i compleanni, proprio qui nella parte finale, quindi a ridosso della copertina esterna, c'è questa tasca dove si possono inserire varie cose fatte in cartone. Allora ragazze, io devo dirvi che sono stata molto contenta di questa agenda, non a caso sono corsa ad acquistarla. Forse con il segno del poi non prenderei questo diario scolastico viola, ma prenderei più quella rosa. Mi sembrava più seria, però devo dirvi che la grafica di questa viola alla fine è la più accattivante. Per il resto devo dirvi che secondo me non è un'agenda adatta a essere portata con sé in borsa, perché comunque è enorme. Cioè, guardate in confronto alla mia mano, ed è comunque un pochettino pesante. Quindi io la trovo più un'agenda adatta da utilizzare in casa, magari da mettere sul comodino e da o sulla scrivania, eccetera, e da utilizzare per prendere appunti o ricordarsi dei vari impegni della giornata. Io ho pensato di strutturarla, vi faccio vedere ad esempio la giornata di oggi in questo modo. 19 agosto 2019, lunedì, ho scritto che alle 14 doveva uscire il video con i mascara Sien, è andato online, quindi questo insomma era l'unico impegno che avevo oggi. E già ho iniziato a completare anche il resto della settimana con diciamo le varie cose che devo fare e devo ricordarmi soprattutto di fare. Io non essendo una grande cartopazzosa, ma comunque queste cose, cioè, diciamolo, mi piacciono, mi accontento assolutamente, anzi sono iper soddisfatta. In questo modo, avendo la settimana completa dal lunedì alla domenica, ho proprio tutto sotto controllo. E poi mi piace il fatto che ci sia spazio per gli appunti, quindi tipo spazi vuoti qua, e ragazze, spazi per le liste, perché sono una proprio che adora fare le liste. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che questo video, non so se chiamarlo unboxing o comunque in cui scopriamo insieme queste agende Lidl, vi sia piaciuto. Vi mando come sempre un bacio grande, ci tengo a sapere nei commenti cosa ne pensate voi appunto di questi prodotti, se li avete acquistati, se ne avete acquistata una, due, tre, e soprattutto se li avete trovate, perché ho visto che è un prodotto che
è stato iper super saccheggiato. Io calcolate che quando sono andata da Lidl e ho cercato di fare qualche ripresa, non sono riuscita a parlarvi mentre riprendevo, soprattutto per le storie di Instagram, perché veramente c'era tantissima tantissima gente che voleva vedere fare giustamente. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!